Ebbene soci, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi, come da titolo, andremo a pushare Kenji Rank 30. Ma la cosa più bella è che fino a quelle coppe che vedete lì su Kenji le ho fatte con voi. E ora lo andremo a concludere off live. Tra l'altro manca davvero poco per fare anche l'85k. Quindi che dire, vi chiedo di lasciare un bel like, un'iscrizione, signori. E questa season c'è davvero da dire molto. Ma prima di tutto andiamo a giocare e vediamo un po' chi troviamo contro. Allora, prima partita. Io spero di beccare contro un Frank, che non è assolutamente male. Diciamo che Leo può giocarsela bene. Io invece vorrei andare su Kenji. Perché su... Leo perché va su Kenji? Vabbè, vado io su Frank, ok. Non l'ho troppo capita questa, ma va bene lo stesso. Comunque il primo game per tutte e due. Allora, io diciamo che su Bombardino qualcosa faccio. Ora su Frank sono molto, molto, molto più forte. Perché diciamo che Frank per abbatterlo o hai tanti danni o tanta vita. Bene, io ho entrambe le cose. Ok, l'ho ucciso. Andiamo di ulti, peccato che non è andata troppo bene. Lì ci moriamo. E vediamo un po' come riesce a reggere il mio team il bombardino. E ha 300 di vita. Adele usa la ulti. Ok, not really bad, not really bad. Buonissimo Mo, che è un buonissimo counter dello spadaccino, insomma. E qui sfortunatamente prendiamo il primo gol. Lì in sinistra il bombardino c'è. Vediamo un po' se Penny e via dicendo me lo riescono a tenere. Io andrei tranquillamente a passarlo a Leo e Leo a fare gol. Ottimo trick abbiamo fatto. Perfetto. Per fortuna che aveva la ulti più che altro. Dopodiché io mi arrivo da Kenji. A questo punto se io lo riesco a tenere sicuramente non è male. E signor Kenji, venga pure qui, venga, venga. No, non si preoccupi, no, 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 assolutamente. Ok, andiamo di ulti, perfetto. La ulti non si sa perché non fa danni, va bene, ok, strano. Ma lo accettiamo, lo accettiamo. Ok, vado anche io ora di ulti. Porco due, ma la ulti, regà, è la ulti più rotta d'Europa. Non va, non lo so, lo vedete che non fa danni? A caso. Ma fino ad ora con gli abbonati è andato tutto dritto. Ma what the hell, bro? Oddio, no, di poco, di poco, di poco. Però aspetta, dovrebbe essere gol. Zio cane. E qui cosa le dico? Vado a rompere le palle su Frank. Rompo le palle su Frank, vado di ulti. Oh, finalmente è entrata la ulti. Cioè, assurdo. Ulti usate tutte perfettamente, ma non si sa per quale ragione non entravano le hit. Va bene. Allora, lì in destra c'è bombardino. Esatto, lo immaginavo. Poi, signor Kenji, lei è rimasto 1v3. Cosa vuole fare, signor Kenji? Ma cosa vuole fare? Io non lo so. Però io ho finito la ulti effettivamente. Ok, così l'ho killato, molto bene. E andiamo ai supplementari. Ora, ai supplementari noi non dovremmo essere in vantaggio perché c'è bombardino che, insomma, non è proprio il miglior brawler per i supplementari, ecco. Però c'è anche da dire che c'è Kenji. Quello può essere più una martellata a tutti gli effetti. Però secondo me, ragazzi, potrebbe essere win. Vi dico, secondo me sì, secondo me sì. Attenzione, poteva andare di ulti, però va bene lo stesso. Bravo Leo, e ci andiamo a portare a casa la prima win. E ora siamo esattamente a 953. E come prima partita è stata molto tosta. Hard droppino per voi, raro, super raro, almeno un epico. Un super raro va bene lo stesso, meglio di raro comunque. 50 punti energia. Ok, vai, andiamo con la prossima partita e vediamo un po'. Perlomeno spero di non beccare Kenji contro, perché è quello che dà un po' più noia. Cioè, Frank ci può stare che ce lo teniamo tutti, perché comunque quando Frank usa l'overdrive io uso la ulti, quindi diciamo che non mi prende. Però andiamo un po' a vedere. Allora, sicuramente io non vado da Gelindo, quello poco ma sicuro, insomma. Per il resto vado dalla Tarina. Ora, dalla Tarina io in teoria la dovrei easy killare. Però si deve un po' avvicinare, così che me le facilita la kill. Quindi vediamo un po' come gioca. Per ora tutto ok. Io contro Gelindo mi countera. Tara, secondo me gli posso dire qualcosa. Però sus. Devo farmarmi la ulti. Se ho la ulti posso anche io partecipare al gioco. Se no sto fermo a guardare sostanzialmente. Ok, recuperiamo un po' di vita. Qui la killiamo. Se la palla mi arriva è gol. Ok, fai tu da solo. A posto, a posto, a posto. Perfetto ragazzi, 1-0. Top, 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 top. Ottima lì la kill su Tara, che per ora ha l'overdrive se non erro. Esattamente. Però se io qui uso la ulti, minchia, Tara le ho fatto il culo. Porco due. E ora vorrei andare a pushare un po' sul Ricochet, che magari butta un po' la ulti, sai, le risorse che ha.
Ah, tra l'altro ho fatto buttare anche l'overdrive alla tara. So good bro. Ok, killata la tara, GGVP. Però qui non posso fare granché perché sono da solo. Quindi aspetto i miei compagni, anche perché comunque abbiamo il vantaggio. Quindi non avrebbe senso andare a pushare a caso. E va bene, abbiamo fatto un po' di danni sul Ricochet. Overdrive particolare da parte di Ricochet, non l'ho ben capito, ma ok. E in più la tara con la ulti non ha rotto i muri, cosa molto molto utile per noi. E provo ad andare a usare una ulti, però peccato che lei non ha fatto granché. Ok, porto a casa la kill su tara, perfetto. E possiamo un po' risalire sostanzialmente. Possiamo un po' risalire, vediamo fino a quanto. Ok, Gerindo me lo faccio, buono. Poi, tara me la potrei fare anche lei, proviamoci. No, zio Pera proprio per nulla, a caso, a culo. E allora, Gerindo, full vita, ma 15 secondi io aspetterei a questo punto. Gerindo prende la hit, ma sì, possiamo fare anche gol, ma era comunque win. Top ragazzi, seconda win, andiamo col terzo game. Questa è bella, stiamo contro Dynamac, che con Kenji, insomma, letteralmente lo prendo e lo sfondo in tutti i sensi, ragazzi. Mesi l'hanno buffata e può dare un po' di noia, quello è vero. Però comunque lo zio Kenji, cioè guarda là dai. Di cosa stiamo parlando ragazzi? Di cosa stiamo parliamo? È sbroccato, non c'ha senso. Adel, se non erro, può provare a fare comunque gol tranquillamente. Signora Adel, qual è il problema? Faccia gol. Ok, forse voleva sprecare tempo, non lo so, per magari dare meno tempo di recuperare nemici, potrebbe darsi. Allora, comunque, signora Mesi, buon salvo anche a lei, spero che stia tutto bene, ma magari muore anche, non sarebbe male per il team. Allora, ok, lì c'è la trappola per terra. No, ci sono i guantoni dello zio Sam. Oh! Adellone! Che bomber! E come stavo dicendo, questo game è stato veramente unidirezionale. Siamo a 975. Andiamo con la quarta partita. Ok, questo game è già un po' più tosto. Perché io, ad esempio, devo andare per forza da Ricochet. Siccome Moe mi sfascia, non gli posso veramente dire nulla. Quindi sto qui nel chilling con lo zio Kenji, mi switcho la hit, mi prendo il dash, così posso un minimo pushare Ricochet, esattamente. Ok, una hit l'abbiamo fatta, ora recuperiamo vita in maniera vanilla, molto normalmente. Lo zio Colt, perché mi è venuto vicino lo zio Colt? Mica l'ho capito. Vabbè, e qui andiamo a fare il culo allo zio Colt e andiamo a fare anche un bel gol. Benissimo. E io direi di continuare con lo stesso piano, perché alla fine è quello migliore secondo me. Allora, andiamo con... Però stavolta voglio andare un po' a rompere le palle a loro, sai? Sì. Magari, peccato che lì non ho portato kill a casa. Se il Moe non aveva la ulti, era anche kill sul Moe. Vabbè, errore mio, ci sta. Allora, vai, salve signor Colt, tutto bene? Dagli Roma, una kill l'abbiamo portata a casa. Così almeno comunque loro non ci fanno gol, ecco. Abbiamo un po' più di controllo. Manca un minuto e mezzo e siamo per ora 1-0. Quindi abbiamo notevolmente più vantaggio noi. Ora Ricochet, venga qui, non abbia paura di me. Io sono il suo dentista e per questo le vado tra i denti. E Adel, vabbè, Adel ragazzi è il nostro bomber definitivo. E andiamo a 986 e... star drop, raro? Te pareva. Ma ti pareva, ma sia mai farmi trovare uno star drop epico? Non li vedo dal 15-18 gli star drop epici, ma andiamo avanti. E speriamo di non trovare Kenji. Abbiamo trovato Kenji, no, che mannaggia. Vabbè, andiamo contro Kenji, ecco, questi qua ci sfondano. Questi, raga, sono un matchup terribile. Però c'è anche da vedere come gioca il Kenji nemico, perché magari gioca male, quindi può essere buono per noi, non si sa. Vediamo un po', allora io vado dal Bazitos. Il Bazitos però... il Bazitos mi fa il culitos. È un counter, oggettivamente sì. Però comunque almeno io ho la ulti e Kenji nemico no, è almeno quella. E per il resto la ulti io su chi la uso? Non c'è neanche un brawler squishy contro, quindi... Non è proprio il massimo, però... Allora, qui posso aiutare il mio teammate. E ha fatto gol! Lo zio Leo! Ah, no, peccato. Però ci sta. Kenji, esatto, viene fermato. Più che altro perché, raga, Moe countera Kenji con la ulti. Cioè, se Moe usa la ulti su Kenji, Kenji è al 100% morto. L'abbiamo capito ieri e continua a confermarsi oggi. Allora, per il resto... vediamo un po' qui che cosa riesco a fare. Ok, ultina lì. Godo. Va bene, però è morto il Moe. È morto il Moe e ora sono 2v1.
possono fare qualcosa, però non ci spero troppo. Perché comunque Leo c'ha cioè, il tizio contro ha l'invulnerabilità. Esatto. E raga, sto game si vince a culo, Ma tanto al culo. Ma tanto tanto. Moe c'ha la ulti carica, però io li vado, lo killo. Perfetto. E raga, mo dobbiamo fare gol. Appena si tolgono i muri con una ulti, sennò abbiamo perso. Sostanzialmente sì, Oddio, ce l'hanno lasciata. Non ci credo che errore hanno fatto quelli. Che errore hanno fatto quelli! Oddio, il buzz terribilus! Buono, buonissimo, ragazzi. Comunque l'avevo detto. E andiamo con questo rank 30. Speriamo di non beccare Kenji contro, magari un lanciatore. Dynamite! Oddio, io vado da Dynamite. Io vado da Dynamite. Troppo easy. Troppo easy contro Dina. Troppo, troppo facile. Vai, Dynamite, vieni da me. Non fare il cattivo. Su, 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 su. Veloce, veloce, Dynamite. Senza troppo parlare, signor Dynamite. Senza troppo parlare, signor Dynamite. Boom, boom, non ho beccato una ciola. Sì, vabbè, le ho fatto una hit, ma poco importa. No! No! Si è fatta killare la Penny. Disastro, no! Che occasione buttatissima. Che occasione buttatissima. Figa, Dynamite c'ha la ult. It's a very, very problem. Veri, veri, veri. Eh già. Bel problemino, ragazzi. Bel problemino. Ok, andiamo di ulti. Almeno per schivare quella di Moe. Perfetto, perfetto. Ok, buono. Ottimo. Ora, un bel mortaio della zia Penny. Raga, siamo usciti da una brutta, brutta storia, Mamma mia. Ok, siamo 3v2. Qui io devo fare il Kenji sostanzialmente. Devo andare a killare e fare il culo un po' di gente. Pulito. Ragazzi, siamo 1-0. E lasciatelo sto like, bimbi. E lasciatelo sto like. Vamonos, buono, buono. E sto a chi, e sto a chi. Allora, andiamo qui. Andiamo avanti. Signori, non fermiamoci. Ulti dello zio Kenji. Si trivella chiunque. Che succede qui? Che succede? Chi è? Ma stai zitto, stai. Vai, Leo. Passami sta pallona, Leo. E si va dentro. E si entra con la capoccia. E si vince, signori. E si porta a casa il rank 30 con un bel 4-1 solido. E andiamo a portarci a casa questa win. E anche oggi, ragazzi, rimaniamo a rank full 30 del mio account. E in più, abbiamo anche Kenji ad argento 3. E perché non fare l'oro 3? Siccome comunque Kenji lo voglio portare verso il 35, dato che ora è molto forte. Che dire, soci? Io vi ringrazio della vostra compagnia e del supporto. Vi ricordo di condividere questo video ai vostri amici che giocano anche loro a Brawl. E un giorno magari giocare tutti assieme. Iscrivetevi anche, perché è gratis, e in più vedete il tasto dell'iscrizione che se lo fate diventa tutto d'oro, molto carino. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video. Un bacione e grazie a tutti del supporto.